nessuno, però grazie, grazie per essere presenti e grazie perché è Natale quando c'è testimonianza di affetto. E questa sera è una serata particolare per noi dell'associazione Prologo al Trovato di Belice, che ancora una volta con l'amministrazione comunale abbiamo voluto portare delle iniziative e da sempre siamo stati sostenuti da questa amministrazione. Grazie Sindaco. La vita è bella. Il primo brano che abbiamo ascoltato, che ci hanno fatto sentire in modo eccellente i maestri al pianoforte Giuseppe Marchese, alla fisarmonica il professore Gaspare Di Giovanna e al violino il professore Tommaso Caputo, non poteva essere scelta migliore, perché la vita è bella. La vita è bella sempre, perché è un dono, e la vita è ancora più bella a Natale. Gesù che si fa bambino e viene in mezzo a noi è la luce, e nella luce c'è la speranza, la gioia, quello che abbiamo voluto noi con queste attività portare nella comunità di Santa Margherita. Le nostre iniziative, i due giorni di tombola solidale nella casa del riposo, perché la luce che abbiamo portato, i colori che abbiamo portato, la gioia che abbiamo portato è stata semplicemente quella di far colore in un'atmosfera che in un modo assolutamente decoroso abbiamo dato e ci ha sostenuto sicuramente la forza dell'accoglienza. Questo è quello che abbiamo voluto. Io penso che non possiamo fare Natale, vivere Natale, se non portiamo un sorriso e se insieme non siamo veramente uniti. Non c'è Natale, e questo è il Natale, questo è l'affetto che avete dimostrato. Chiamo il sindaco vicino a me e chiamo l'assessore Rosanna Scarpinato, l'assessore che ha ascoltato per un saluto da parte dell'amministrazione comunale. Grazie sindaco. Grazie, grazie Lina, grazie dell'invito, grazie dell'opportunità che mi dai. Che dire, Lina, penso che il suo messaggio così è stato molto, molto, molto chiaro e ha trasmesso i principi che penso sono fondamentali, specialmente per chi ha vissuto qualche giorno il Santo Natale e per chi si appresta appunto ad accogliere l'anno che verrà, questo 2020. Io ringrazio Lina, ringrazio tutti i soci della Prologo per quello che fanno, per come si spendono per questa comunità, per le iniziative che sia dal punto di vista culturale e sociale assumono durante l'anno e sono, mi piace dire, anche loro un lucido esempio della Santa Margherita del fare, della Santa Margherita che ci piace, che la Santa Margherita è ottimista, la Santa Margherita che guarda al futuro con fiducia, la Santa Margherita che cerca nella gioia per unirsi e non per dividersi, la Santa Margherita che ha tante certezze e pochi dubbi, e la Santa Margherita, diciamo, su cui noi crediamo, su cui noi ci speriamo, è la Santa Margherita che ci dà tante belle soddisfazioni, perché noi diciamo che veramente questo è un bel paese, perché è una comunità di persone con i piaceri per bene e laboriose, di tante mamme di famiglie, di tanti papà, di tanti giovani che ci credono, che ci danno una mano. Ecco perché Santa Margherita riesce ad essere anche per anche i paesi vicini, per le tante cose che facciamo, per tante cose, i grandi eventi che organizziamo. E allora questa è la Santa Margherita del futuro, questa è la Santa Margherita dell'anno, come dicevo, che verrà, del 2020. Una Santa Margherita che non dà spazio alle persone tristi, alle persone permalose, alle persone noiose, alle persone dei capelli di turno. E allora noi dobbiamo capire che la Santa Margherita ha risposto più volte, ha risposto e risponde sempre bene, perché come dicevo è una società certamente sana, una società che crede in dei principi fondamentali di una comunità, che sono appunto quelli della solidarietà, che sono quelli dell'accoglienza, quella di
abbracciare il prossimo con tanto spirito di affetto che è l'affetto del Natale. E leggo bene, Santo Natale arriva per tutti, speriamo. Messaggio di speranza e di solidarietà. Allora, è questo messaggio che noi dobbiamo cogliere, che vogliamo questa sera, grazie alle cose che ascolteremo e grazie anche, penso, per la fortuna che abbiamo, che sarà quella di ascoltare dopo l'intervento del nostro parroco, di Don Massimo, che già più volte ha dato testimonianza di essere un uomo di grande cultura ed è un regalo che Santa Margherita ha avuto. Santa Margherita è un paese fortunato anche di questo, perché Santa Margherita, la città del Vento Pardo, la città che promuove la cultura, ha un piacere di avere un parroco che è nelle sue corde, significa che è un parroco che è testimonianza di grande affetto, di grande amicizia, di grande solidarietà, ma soprattutto una persona estremamente colta, che quando parla sa ciò che è oggi. C'è e continuerà ad esserci, grazie a voi, grazie al vostro impegno e al vostro contributo. E allora grazie Lina, grazie alla Prof, grazie a tutti voi, vediamoci questa bella serata e vi auguro che il 2020 sia un anno ricco, ricco, di cose belle, di tanta felicità. Grazie a voi. Grazie, buonasera. E pochi minuti, innanzitutto voglio ringraziare i presenti perché nonostante la serata sia gelida, è arrivato Natale, ma è arrivato anche il freddo, Santa Margherita. E vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie alla Prologo, ai soci della Prologo. Io in questi giorni ho accompagnato anche la professoressa nella visita delle case di riposo. Purtroppo mi sono trovata solamente a quella della casa di riposo Crescimanno. Voglio dire che per me questa è la terza volta, la terza esperienza che facciamo e sì, per quanto riguarda la tombola, il giorno della tombola, in realtà devo dire che è qualcosa di gioioso, veramente si capisce, si percepisce che è arrivato Natale, che arriva quella gioia, arriva quel senso di affetto, di carosità, di famiglia, ecco, di solidarietà, come dicevamo poco fa. E l'accoglienza che noi riceviamo da parte delle sorelle, l'affetto che sentiamo da parte degli ospiti che sono all'interno della casa di riposo, voglio dire che è qualcosa che è più grande, diceva un regalo, di trovare un regalo sotto l'albero di Natale. Questo grazie comunque anche alla Prologo, a voi per le vostre iniziative che ogni anno proponete al Comune. E la Presidente ringrazia sempre l'amministrazione, ma signor Sindaco, come facciamo noi a non promuovere tutto quello che viene promosso e proposto dalla Prologo? Perché sono sempre delle iniziative così. Santa Margherita, la Prologo, io ringrazio invece voi la Prologo, perché grazie veramente solo a voi, alle persone che si spendono, alle ragazze, io vedo anche dei giovani all'interno della Prologo che sono le ragazze che hanno fatto il servizio civile, che poi sono rimaste, comunque continuano ancora a spendersi per la cittadinanza. E quindi rinnovo sempre il ringraziamento, vi auguro un felice anno nuovo a voi e alle vostre famiglie e questa sera vi auguro anche una bellissima serata perché, come dicevo poco fa il sindaco, tra poco ascolteremo il Don Massimo, anche perché questa sera si parlerà appunto di natività, quindi dico che è qualcosa di emozionante. Grazie, grazie ancora. Quando c'è solidarietà c'è la forza, quando c'è solidarietà nelle
realtà non ci può essere altro che una condivisione di intenti in una comunità che è Santa Margherita. Il sindaco ripete sempre, mi piace questa volta la faccio mia, la Santa Margherita del fare. E abbiamo avuto un dono, Don Massimo Musso. All'interno della nostra serata avremo una riflessione che ognuno di noi sa che cosa significa porgere e sa anche che il porgere è un contenuto, trovare le parole adatte e non è solo un insieme di parole, è un insieme di parole e contenuti che arrivano al cuore, arrivano a ognuno di noi e che deve scuotere. Il Natale ci deve scuotere, Gesù bambino che viene è la luce, ma anche la parola di Don Massimo è la luce. E io dico una persona colta, ma una vera essenza cristiana in mezzo a noi, un dono del buon Dio. Grazie Padre Massimo. Alcune assi che fanno immaginare la capanna dove è avvenuta la divina.
In lontananza, a destra, si vedono altri pastori e un grande albero che sembra ricordare la forma della croce del Calvario. Jean Foucault, Madonna con Bambino. Il pannello mostra la Vergine di Roma, che scopre un seno tra l'altare del Bambino, circondata da uno stuolo di cherubini blu e serafini rossi. I colori richiamano rispettivamente la sapienza e l'amore di Dio, che riempiono tutto lo sfondo. Filippo Lippi, L'adorazione del Bambino di San Vincenzo Ferrari. Al centro si trova il Bambino, correlato alla Madonna San Giuseppe l'adorazione. A sinistra San Giorgio, anche lui l'adorazione, mentre sulla destra si trova la visione di San Vincenzo Ferrari, del Cristo entro la mano con la luce. In secondo piano si trova il figlio dei pastori e il popolo dell'anno. Sandro Botticelli, Natività mistica. L'opera è interpretata con l'adorazione del Bambino da parte di Maria e Giuseppe, dei pastori e dei magi tra voi angelici. Al centro si trova la grotta della Natività, forata su un piede per lasciare intravedere il bosco. Il Bambino al centro si trova su un giacinto coperto dal pelo bianco. Dietro si vedono due e la in basso, le gruppi mostrano l'abbraccio e il bacio di comunione tra angeli e personaggi religiosi, mentre sul terreno cinque corretti furono spaventati raggiungendosi con lo stesso portone e ricacciandosi nelle profondità attraverso le pietre del suolo. Albrecht Dürer. Nel fondo viene raffigurato l'annuncio all'angelo dei pastori. In basso, a sinistra, vengono identificati tre componenti della famiglia Patrizia Vera e Marta Luna. Marti con i figli e un anziano con la barba non identificato. Sul lato opposto viene identificata Barbara, la moglie di Marti, morta con le tre figlie Barbara e Luna. Giorgione, Antichità Allentata. La testa del due è chiaramente visibile, mentre l'asino si intravede appena.
l'adorazione dei pastori. Nel dipinto viene rappresentato un momento in cui i pastori raggiungono la capanna della natività. La Vergine è rappresentata mentre mostra il suo bambino pastore, alle spalle San Giuseppe e a sinistra della composizione due figure maschili e due figure femminili. Abbiamo visto le natività rappresentate nell'arte della Vittoria, che rievocano e rinnovano in varie forme il Santo Natale con i valori veri della vera famiglia. Grazie. Dopo aver ascoltato il brano di apertura della manifestazione, la famosissima colonna sonora dell'omonimo film di Nicola Fiorani, tornano sul palco il trio musicale formato dai maestri Gaspare Di Giovanna alla fisarmonica. Vi prego di fare un applauso per questa meravigliosa. Giuseppe Marchese al pianoforte. Tommaso Caruso al violino. Condurranno attraverso un viaggio di colori e sonorità nei diversi generi musicali per concludere alla fine con un brano a tradizione. La musica del Natale, dopo aver ascoltato la cosiddetta musica da film, ci sposteremo nella sonorità tipica dell'Europa dell'Est. Il brano che ci faranno ascoltare è Mariostra, una composizione popolare nello stile della Charta, che si articola in due parti, la prima lenta e malinconica, la seconda gioiosa e trascinante. La Charta è una danza che si balla a coppia, diffusa in Europa nella seconda metà dell'Ottocento ed è stata introdotta nella musica folta da parecchi compositori come Liszt e Tchaikovsky. A voi il momento della musica. Grazie. Thank you.
teatri magnifici dove si è assaporato, ma il teatro Santa Vestanto del Palazzo Filangieri di Tutò mi pare che con questa musica stia veramente rivivendo quello che è la bellezza della musica. Grazie ai maestri Marchese, Di Giovanna e Tabuto. Grazie. Abbiamo detto il Natale dell'Arte e ora avremo modo di ascoltare alcune poesie che saranno declamate. Vi invito, quando chiamo, ad avvicinarvi, dalla professoressa Giuseppe Canzonieri, da Valeria Morreale, nostra prossima ragazza del servizio civile, e da Caterina Graffero, un'altra nostra volontaria che ha concluso qualche anno fa. Come vedete, l'anologo c'è e c'è l'anologo del fare, ma l'anologo non bisogna spiegarlo, è a favore del luogo, a favore del sacramento che noi ci siamo. Ci faranno sentire Caterina Graffero, Natale di Salvatore Quasimodo, Valeria Morreale per il Santo Natale di Giacomo Leopardi e la professoressa Giuseppe Cantonelli a Gesù Bambino di Umberto Sala. Sono autori che tutti conosciamo della letteratura italiana e che abbiamo scelto per voi queste poesie. Grazie. Natale di Salvatore Quasimodo. Natale, guardo il presepe scolpito. Dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme? Anche gli magi, nelle lunghe vesti, salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio. E la stella che risplende, e la sirena di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo, in eterno, ma non è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia del fratello, ma c'è chi ascolta il pianto del bambino, che morirà poi in croce fra due lacrime. Per il Santo Natale di Giacomo Leopardi. Tacciano i venti tutti, del mar si arrestino le acque. Gesù, Gesù già nacque il Redentore. Il sommo nome eterno scese dall'alto cielo, il misterioso velo già rotto il Salvatore. Nascesti, al fin nascesti, pacifico Signore. Al mondo apportatore calma felicità. L'empia, funesta colpa, giacca da te fiaccata, gioisci o avventurata, felice umanità. Sorgi e solleva il capo, dal sonno tuo profondo, il Redentore del mondo ormai ti liberò. No. Più non senti il gioco di servitù pensante, sono le catene infrante da lui che ti salvò. Gloria sia dunque al sommo, onnipossente il Dio, guerra per sempre a Dio, l'Eterno abitatore. Dia lode al cielo e terra, al Redentore divino, al sommo re bambino, di pace al tuo Signore. A Gesù Bambino di Umberto Sala. La notte è scesa e brilla la cometa che ha segnato il cammino. Sono davanti a te, Santo Bambino. Tu, Re dell'Universo, ci hai insegnato che tutte le creature sono uguali, che le
tesoro immenso dato al povero e a lui. Gesù, fa che io sia buono, che il cuore non abbia più concienza. Fa che il tuo dono s'accresca in me ogni giorno e il tocco lo rifonda nel tuo nome. Ritorniamo con i maestri e ci spostiamo in Argentina per ascoltare tango folk. Il tango è una danza argentina ballata a coppia, con andamento lento e sensuale, forse di origine cubana, introdotta in Europa intorno al 1890. A voi i maestri Marchese, Saluto e Di Giovanni. Thank you.
suggeriva che la musica è una tra le tante bellezze del creato e questa bellezza conduce a Dio. Grazie. Siamo arrivati al momento importante di questa nostra serata ed è un momento prezioso di chi ha avuto, perché penso che avere il dono della parola è anche il dono che Dio fa a ognuno di noi. Manzoni diceva nel 5 maggio che celebra Napoleone Bonaparte, che è grande stratega, ma la sua grandezza è perché lui volle regnare il massimo fattore. Io dico la parola ad un massimo e converserà con il giornalista Franco Raffaello. Vi prego di accomodarvi. A voi lascio il microfono e io andrò a sedermi ad ascoltare con attenzione questa conversazione che sarà, spero, ancora una volta un momento di arricchimento per me, ma per tutti i presenti. A voi buona conversazione. Grazie. Il Natale di Don Massimo Musso. Dal primo capitolo.
va a leggere il primo capitolo del profeta Isaia, il profeta, e poi Dio che si lamenta attraverso il profeta, del suo popolo dice: l'asino e il bue conoscono il loro padrone, lo riconoscono, ma non voi, voi israeliti, voi uomini. Come a dire, gli animali riconoscono il loro padrone, gli uomini non riconoscono il Dio che li ha fatti. Quindi l'asino e il bue nei presepi sono un monito, cioè non sono dei personaggi melensi, dolciastri, ma sono lì per ricordarci l'obbedienza a Dio, riconoscere Dio, la sua volontà, i suoi comandamenti, poi soprattutto il comandamento dell'amore di Sant'Eva. Quindi l'asino e il bue, quando passiamo quando presepe, vediamo l'asino e il bue, dobbiamo chiedersi: ma l'asino e il bue riconoscono il loro padrone, come dice il profeta Isaia, ma io riconosco il mio Dio, atto il suo comandamento, non amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Poi abbiamo altri personaggi nei presepi, diciamo Gesù, Giuseppe e Maria, parla a sé, sono sia Matteo che Luca. Abbiamo i pastori se ne parla in Luca. E grazie ai pastori noi scopriamo che Gesù è nato di notte, perché si dice mentre i pastori vegliavano sul loro gregge all'aperto, un angelo e poi insieme gli angeli appaiono ai pastori. Quindi è grazie ai pastori che noi veniamo a sapere che Gesù è nato di notte, ed è grazie ai pastori, grazie al corpo tra virgolette, che noi celebriamo la messa di notte, almeno nel rito latino, proprio perché Gesù è nato di notte, lo sappiamo grazie ai pastori. Poi i pastori hanno diversi significati. Pastore era un mestiere poco rispettabile, poco amabile, poco amato. Venivano considerate persone impure perché avevano magari a che fare con sangue, poi li rendevano impuri. E Gesù decide di liberarsi anzitutto ai pastori tramite l'angelo e gli angeli. E questo c'è un messaggio, cioè si rivela agli emarginati. Non si rivela ai potenti, non si rivela ai ricchi, non si rivela ai santi, tra virgolette, se mai ci sia un essere santo, poi Gesù adulto dirà: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma si rivela ai pastori, quindi alle persone emarginate. Fin dall'infanzia si rivela per Gesù, la prassi del Gesù storico, che nasce in mezzo a persone non apprezzate, morirà in mezzo a persone non apprezzate e passerà la sua vita a cercare persone non apprezzate, disprezzate e ben pensate del tempo. Questo è interessante anche per noi che ci diciamo cristiano, che la prassi, il modus vivendi di Gesù ci interroga. Noi facciamo delle liste di solito costrizioni, questo è buono, questo è cattivo. Gesù ha avuto una prassi del proprio Gesù storico che ci interroga, ma veramente ci approcciamo a tutti, oppure ci riteniamo giusti per cui eliminiamo alcuni dal nostro Weltanschauung, no? Dalla nostra visione del mondo, e altri invece ce li includiamo. E quando facciamo questa operazione in realtà ci riteniamo più giusti, più santi degli altri, ma nessuno lo è, ci ha insegnato Gesù. Poi il pastore ha un'altra valenza, perché la prima pagina biblica inizia con due professioni: Caino è agricoltore, Abele è pastore. E anche qui c'è tutto rimando ad Abele, Gesù è il nuovo Abele. La modalità che Dio sceglie per entrare nel mondo è quella della mitezza. Non per niente, non per nulla, nel Vangelo secondo Matteo Gesù dirà: io sono il Dio del corpo. Matteo capitolo 11, versetto 25-27, secondo te. Quindi è dietro, c'è anche il rimando ad Abele, il rimando a Gesù, pastore agnello, come Abele offre la sua vita. E poi c'è il rimando a Davide. Davide, prima di essere re di Israele, faceva il pastore. Quindi Gesù è discendente di Davide, il vero Messia, familiarizza con il pastore. Tutto questo c'è dietro la figura del pastore. Per quanto invece riguarda gli ultimi personaggi, quelli che arriveranno il 6 gennaio, i magi, di questo ce ne parla Matteo al capitolo secondo del suo Vangelo. Chi sono i magi? Noi abbiamo tradotto magi, in realtà il testo greco c'è magoi. Ma voi, traducendo letteralmente, sono i maghi. Maghi. Perché erano astrologi, ma l'astrologia è una forma di magia, perché l'astrologia, l'astronomia come scienza, e quindi che si distingue là poi dall'astrologia,
apparirà un Keplero su per giù, quando nasce la scienza sperimentale, Galileo, un Keplero, quindi 4 secoli fa, perché la scienza sperimentale, in fin dei conti, è giovane, giovane. Non era un astronomo, come noi diciamo, perché questo serve per proiettare retrospettivamente una categoria storicamente, lo storico non lo fa, era un astrologo, cioè Machi, gli astronomi non esistevano ancora. E questo è interessante perché la Sacra Scrittura, quello che noi chiamiamo tipo Primo Testamento, come si usa dire oggi nella Bibbia ebraica, condanna i Machi. Samuele appare a Saul, perché Saul con il suo sotterfugio usa un necromante, e viene anche Saul e viene anche condannato per questo, per aver regno, perché ha trasferito un comando di Dio: non consultare Machi. Eppure un'altra grande rivoluzione. Sono questi Machi che vengono da Gesù. Anche qui c'è il Dio degli emarginati. Il Dio che non fa liste di proscrizioni, tu sei buono, tu sei cattivo, tu sei degno, tu non sei degno di me, ma che raggiunge tutti. E come quello che portano questi Machi? Allora, questi Machi portano 3 simboli che di per sé indicano la legalità e la divinità. Nel Medioevo, poi, per un'interpretazione abbastanza tardiva, quindi dopo 1000 anni di cristianesimo, i magi sono qui ad essere rappresentati, perché nelle catacombe i pastori sono rappresentati nel 4° secolo, i magi invece fin dal 2° secolo. I doni rappresentano la divinità e la legalità, che nell'Antico Oriente è la stessa cosa, il re era un dio. Poi Roma si arriverà a cominciare su. Sarà Nerone, ma poi con Domiziano, fin dal tardo impero romano, questa idea del capo di Stato come Dio. Però invece nel vicino antico Oriente, questo era un classico, per cui adorare il capo di Stato era adorare Dio. E portano doni che intimano allo stesso tempo, nel contempo, al contempo la divinità e la legalità. Nel Medioevo invece c'è stata un'interpretazione allegorica, che non ha fondamento nella scrittura, e loro, perché si è Gesù è re, l'incenso perché Dio, la mirra, che veniva usata anche per imbalsamare i corpi, indica questo Gesù che viene per patire e risorgere, però questa è una generazione allegorica. In realtà, storicamente, con vista proprio dell'esegesi biblica, questi due doni indicano la legalità divinità che torna a dire nel vicino Antico Oriente, indicava la stessa persona, capo di Stato. Per quanto riguarda l'altro simbolo, poi chiudo perché non voglio tediarmi. L'albero è stato accusato di essere un simbolo pagano, oppure qualcuno ha detto che l'ha introdotto nel mondo cristiano Martino Lutero. In realtà è più antico di Martino Lutero. Martino Lutero ha diffuso una tradizione che però c'era già, quindi non è un, come dire, un'esclusiva luterana, non ha il copyright Martino Lutero. Quando nasce l'albero? Nasce nel Medioevo, sul sagrato delle chiese. Vi ricordo che nel primo millennio cristiano non c'erano ortodossi, luterani, non c'erano cristiani, punto e basta. Ecco perché il primo millennio cristiano bisogna sempre studiare e tornare, perché il millennio ecumenico della Chiesa è sostanzialmente indivisa. Quando la gente non capiva più la messa del latino, sul sacrato delle Chiese si raffigurava che cosa? La storia sacra. Quindi, da una parte c'era l'albero del peccato originale, spoglio, dove appendevano un frutto, in alcune regioni era l'arancia, in altre era la mela. Però la mela non c'entra niente con il peccato originale, anche se questo la gente lo pensa, mangiarono la mela, il povero di Adamo, la raffigurazione, eccetera, pensate al Masaccio, a Firenze. Non è, in realtà è tutto un frutto di equivoco, ma malum in latino significa sia male sia mela, o meglio il meglio, l'albero. La gente non capiva più, ma non ha pensato alla mela. C'era dentro quest'albero lo spoglio, un frutto, il frutto proibito, Adamo ed Eva. Dall'altra parte l'albero della vita, che si contrappone all'albero della morte, che è la croce di Cristo. E deve essere un albero sempre verde, perché Cristo è risorto, quindi la vede, perché è sempre verde. Cristo è risorto, è da sempre vita. Da una parte alle mele, alle arance, si contrappone
le ostie non consacrate ovviamente appese all'albero, da cui derivano le nostre palline, derivano da queste ostie non consacrate. L'albero, quello della morte, è senza luce, quello della vita invece è luce, quindi le candele, perché Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, dice di sé, ego eimi, o fosco cosmu, ego sum lux mundi, tradotto poi dalla Vulgata, io sono la luce del mondo. E da qui derivano le nostre luci, LED. Quindi l'albero ha un significato profondamente cristiano, l'albero della vita. Nel Medioevo poi il crocifisso veniva spesso raffigurato, crocifisso appunto non sulla croce, ma su un albero. Se si va ad un esempio, basta andare a Siena, nel Museo della Cattedrale, trovate i crocifissi del 300 affissi su un albero, non su una croce. C'era tutto quell'albero corvide, l'albero poi è un simbolo universale di varie valenze, o serve tanto a parlare sull'albero, e il cristianesimo ha assunto questo simbolo. Ci sono alcuni disegni. Quella è la mia cattedrale, la mia cattedrale di Piacenza. Vogliamo velocemente commentare, sono quattro, velocemente. Sì. Perché nella mia vita passata, quando ero docente, ho scritto un articolo su queste. Si tratta innanzitutto della cupola della cattedrale di Piacenza. Sotto questa cupola sono stato ordinato prete, che torno a dire sono un prete della diocesi di Piacenza. Sono raffigurazione del Guercino. Il Guercino. Siamo intorno a, tra il Natale e gennaio, dicembre gennaio del 1626-1627, il Guercino viene chiamato, un pittore famoso per essere stabile, per questo è chiamato Guercino, di Cento, in provincia di Ferrara, quindi Emiliano, dopo aver servito per diversi anni a Roma, Papa, viene chiamato da Vescovo di Piacenza, un signor di Nati, per affrescare la cupola del Duomo. Qui noi abbiamo, questa è la fuga in Egitto, o meglio, il riposo. Abbiamo alberi, dicono gli studiosi, della tipica vegetazione piacentina del tempo, si intravede anche un castello, che poi il palazzo Farnese non è stato mai compiuto, perché Ducato e Papa di Piacenza sono stati staccati dallo Stato della Chiesa, da Paolo III Farnese, e dato ai figli. Aveva avuto le figlie prima di diventare prete, quindi era vedova, eccetera. E i Farnesi avevano costruito diversi palazzi, sia a Roma, la Farnesina, Palazzo Farnese, dove c'era l'ambasciata di Francia verso l'Italia, e a Piacenza, dove avevano costruito un canto di Padre Piacenza, però lì non sono riuscito a completare il palazzo. E lì si intravede la. C'è qui un angelo, dicono che Guercino abbia subito l'influsso del Caravaggio. Qui ovviamente più pacato, più classico, Gesù che tende la mano a Maria. Perché veniva raffigurata spesso la fuga in Egitto? Perché in quegli anni si dibatteva una questione chiamata De Auxilis, cioè come Dio aiuta l'uomo? La grazia di Dio agisce fisicamente sull'uomo, cioè predestinando la salvezza e altri no, oppure agisce moralmente sull'uomo, la posizione di Molina dei Gesuiti, e cioè lasciando libero l'uomo, sollecitando l'uomo a seguirlo, ma lasciandolo libero. E tutta questa questione che poi il Papa Paolo V Borghese, colui il quale inaugurerà la facciata di San Pietro del Maderno, no? Della famiglia dei principi borghesi, anche di vita borghese, non la dice lunga, porrà fine a questa discussione, non prendendo mai posizione la Santa Sede, imporrà i domenicani, i gesuiti che combattevano, cioè, i domenicani si erano bagni, i gesuiti in Molina, le scuole di teologia, no, imporrà in silenzio tutte e due, cioè, però è interessante perché queste è interessante perché la storia della teologia può sembrare banale, ha influito molto sull'arte, può sembrare una disciplina da nicchia. A San Raffaele a Milano, su cui si insegna la storia della teologia, no? In alcune università, come si insegna la storia della filosofia, stanno istituendo benvengano cattedre di storia della teologia cristiana. E nel mio piccolo ho insegnato questo, insomma, all'incantorio quando ero docente.
accenna di arrivare al sale. E purtroppo è tempo, si può la gente non va a dire, va bene, ormai perché. Altro dipinto, il pastore di 2010 è l'uomo, cosa si sa fare da questo pieno di uomo? L'uomo ha tutto un significato, ha il significato della vita che nasce. E qui la vita rinasce con il verbo fatto carne. Poi ci sono sempre gli angeli, questa presenza discreta. Poi c'è un altro motivo per cui vedremo anche nell'altro dipinto sono ancora rappresentati i pastori, perché a partire da Santa Croce, Piacenza, Milano e San Marino, e poi soprattutto da San Carlo Borromeo, e per un certo periodo Piacenza è stato nel ducato degli Sforza, e infatti San Carlo Borromeo è il patrono in alcune valli piacentini e parmesi con la valle del Taro. San Carlo Borromeo, riprendendo Sant'Ambrogio, suo predecessore, ovviamente illustre sulla cattedra ambrosiana, diceva: il pastore rappresenta il pastore della Chiesa. I pastori della Chiesa, cioè i vescovi, i preti. Per cui i pastori della Chiesa devono svegliarsi ad annunciare il Vangelo. Vedete, l'angelo si sveglia, qualcuno continua a dormire. Era un monito per i canonici, per i preti, passando sotto la cupola della cattedrale di Piacenza. Si ricordavano, perché questa è la relazione usuale, comunque non ha nulla a che fare con il testo biblico, ma che risale non solo a San Carlo Borromeo, ma ad origine, prima, nel mondo greco, e siccome Ambrogio di Milano diceva molto origine, poi è passato l'Ambrogio nel mondo latino, anche se Ambrogio è un po' in mezzo tra il mondo greco e latino, perché scrive ad esempio l'opera dei sacramenti, dei misteris, misteris in termini greco. E poi abbiamo l'ultima raffigurazione, la Gesù presentato al Tempio, indica il sacrificio, questo Gesù che nasce per il sacrificio. E quindi nasce per morire, ma il sacrificio si rende presente della croce, si attualizza, non so la volta Gesù morto sulla croce, nell'Eucaristia, questa è la dottrina cattolica, nella Messa. E per impedire questo contro la diversa interpretazione dell'ultima cena invece di Lutero, Zwingli e Calvino, nella Chiesa cattolica si raffigurano molte ultime cene durante questo periodo della Riforma, contro Riforma cattolica, e anche Gesù che si sacrifica, e qui il rimando è proprio il sacrificio, egli qui per la rovina e la risurrezione di morte, anche a te, dice Simeone, rivolgendosi a Samaria, una spada trafiggerà la vita, perché l'anno è più schietto, perché innanzitutto significa vita, cioè la tua esistenza, proverai dolore per quello che accadrà a tuo figlio, dice. E poi ci sono anche rappresentati. Dei piccioni, due colombe bianche. Queste colombe, secondo San Beda, il Venerabile, un autore monastico dell'VIII secolo, rappresentano la vita contemplativa e la vita attiva. Quindi interessante. Il clero, i religiosi, i laici che passavano, due colombe, no? Quindi qualsiasi genere di vita, che sia contemplativo, che sia attivo, offre la propria vita, la propria esistenza al verbo fatto carne. Poi la classicità che viene ripresa, vedete queste, perché siamo ovviamente dopo l'umanesimo o uno dei rinascimenti, noi lo chiamiamo l'umanesimo rinascimento, gli scorsi francesi, come Jacques Legoff ci ha insegnato a parlare di rinascimento, perché il Medioevo ha avuto diversi rinascimenti, come va nota questa storia. L'ultima cosa, chiudo, come mai è rappresentata a Piacenza il ciclo della Natività nell'ultima cena, dove si celebrava la Messa? Perché una volta la Messa finiva proprio con l'incarnazione. Terminata la Messa, il sacerdote rimaneva all'altare, cosa diceva? In principio era il Verbo, et Verbo era il Deum, et Deum era il Verbo, et Verbo era factum est, et habitat in nobis. Lì finiva, con il prologo di San Giovanni, dal versetto primo al 14, finiva la Messa prima del Vaticano II. E quindi non era errato collocare il ciclo dell'incarnazione dove veniva celebrata la Messa, secondo la teologia cattolica, perché la Messa si concludeva con una lettura parziale del prologo al quarto Vangelo originale. Bene, scusate.
l'università dell'università, di formazione professionale. Appunto, la domanda che molti ci danno che notizia abbiamo per il vescovo? Ce ne deve chiedere a lui. Non lo so, ce ne chiedere a lui. Chiudiamo qui questa carissima, diciamo, discussione. Continuiamo con la parola alla professoressa Montalbano.
cosa. E vi invito a fermarvi, anche perché ci avviamo alle conclusioni. Però non posso assolutamente presentarvi quello che è il mio pensiero, e penso che sia una voce corale anche di Santa Margherita, della Santa Margherita città del Gatto Pardo del fare, della Santa Margherita che c'è, della Santa Margherita delle persone leali e sincere. Perché tanti margheritesi sono stati e siamo stati abituati a donare, perché donare è semplicemente vivere in una maniera semplicemente di solidarietà, e noi siamo abituati a farlo. È da 20 anni che, come prologo, dal 1999 con il nostro presidente Salvatore Scuderi, vicepresidente all'inizio, e dal 2006 presidente, continuiamo nonostante tutto e nonostante quello che si dica. Noi ci siamo, ma ci siamo perché abbiamo l'entusiasmo del fare, e l'entusiasmo del fare ci dà forza sempre per andare avanti. E l'augurio che dal cuore voglio che giunga stasera a tutti voi presenti, ma non solo ai presenti, a tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo grazie alla pagina che cura l'architetto Caffeo, il futuro dipende da te. Grazie, grazie, grazie. Perché qualsiasi cosa che noi facciamo, nel bene e nel male, siamo esseri umani e possiamo anche compiere degli errori. Però la gente che è fuori gioisce, gioisce a vedere le luci di Santa Margherita, le strade di Santa Margherita, la vetrata della Chiesa Madre, e tutte le volte che questa videocamera del futuro dipende da te, riprende un evento, perché credetemi, chi è lontano forse apprezza di più di quelli che noi siamo qui presenti. Grazie, e a tutti quelli che ci stanno seguendo, grazie anche a voi per essere presenti, e giunga a voi, come a tutti i presenti, un augurio di gioia, serenità, salute e pace nei cuori. Pace nei cuori, sì, perché chi ha pace nei cuori riesce a dare. E che questo Santo Natale, ma non solo il Natale, ogni volta che siamo chiamati a dare, dobbiamo gioire, sapendo che il dono di un sorriso riempie il cuore di chi a volte non sorride. Non permettete mai a nessuno di togliervi il sorriso, e fatevi un applauso voi. Ci avviamo alla conclusione e completiamo questo viaggio nei colori e nella sonorità musicali, approdando nella cosiddetta musica di Natale. La musica natalizia è composta da una varietà di generi musicali che sono solitamente eseguiti durante il periodo di Natale. Il primo esempio di musica natalizia di cui si attraccia è Veni Redentore, Gensum, scritto da Sant'Ambrogio Vescovo di Milano. La musica natalizia è stata sviluppata anche nella musica colta attraverso le cosiddette pastorali, quale ad esempio l'oratorio di Natale di Bach. Il nostro trio, composto, ripeto, ma fategli un applauso, ci interterranno a questa fine serata con una melodia di armonia natalizia scritto dal maestro Gaspare Di Giovanna. A voi. Thank you.
abbiamo voluto organizzare questo che voi avete visto per tutti voi qui presenti, ma anche per tutti quelli che ci stanno seguendo. Un abbraccio e gli auguri vanno anche ai italoamericani che ci seguono e che tra l'altro sono sempre ben felici di partecipare anche su Facebook e con tutto quello che si riesce a fare. A tutti i presenti ancora una volta rinnoviamo gli auguri di buone feste, di un Natale sereno e che si avvia ormai alla fine dell'anno di questo 2019, ma anche di un 2020. Io auguro solo pace e serenità. A Giuseppe Marchese. Allora, io non volevo parlare, però lui mi ha dato spunto quando ha detto che la bellezza della musica è la bellezza che ha detto il riferimento massimo. Ha citato, è vero, c'è un detto in italiano che dice Dio vive nella musica. Una delle cose belle che a noi ci viene la musica, ma diciamo che ancora più a fondo della musica, che pare giusto anche quello, è la fede in Dio, la fede in Cristo, siamo tre cristiani. La cosa straordinaria è che siamo due cattolici nell'Evangelo. La forza in più che abbiamo è questo. Fa che tutti siamo uno, questa unità, questo unione. Molte volte nella stessa religione ci sono dei raccordi incredibili. Parlo di Evangelo, in questo caso veramente. Avere una marcia che noi offriamo, come io non sono da 20 anni, se lo faccio perché ho capito che insomma anche altre persone non si fa, si può dare un messaggio. Parlare della bellezza e l'uomo, noi abbiamo bisogno di tanta bellezza. Grazie a tutti. Grazie. Io ringrazio tutti voi presenti. Il Natale è per sempre, ricordatelo. Non soltanto per un giorno. L'amore, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte in qualche scatola sulla scaffale. Il bene che fai per gli altri e il bene che fai a te stesso. Grazie Sindaco, grazie Assessore, grazie ai soci della Palogo, grazie a voi presenti, grazie alla comunità di Santa Margherita, grazie Dottor Iola per il tempo che ci hai dedicato questa sera. Vorrei chiamarvi a uno a uno, però so che penso e pensiamo di avervi offerto dei momenti che ci hanno fatto riflettere. Grazie e buon anno.